Cordiale saluto dalla redazione, ben ritrovati con l'informazione di oggi, lunedì 10 novembre 2014. L'area grecanica colpita dal maltempo, si contano i danni, in modo particolare la cittadina di Bova Marina. Ci racconta tutto Silvio Calciatore. Bova Marina è stato di calamità naturale. A decretarlo questa sera una giunta municipale straordinaria guidata dal sindaco Vincenzo Crupi. Sono ingenti i danni del maltempo di questi giorni. Ancora parti di lungomare inghiottite dalla forza delle onde, ma soprattutto ingenti danni ad alcune aziende del territorio. Prima fra tutte la Perla Ionica, villaggio che da 30 anni è polo turistico affermato e richiestissimo. Qui la furia del mare ha strappato 6 bungalow e danneggiati gravemente altrettanti. La costa è in erosione e Bova Marina dal 2008 attende la costruzione di un nuovo lungomare e di una barriera soffolta che possa preservare tutta la città, ma la provincia e la regione non hanno fatto praticamente ancora nulla, se non installare una rete di delimitazione, definito pollaio dai cittadini 2 o 3 anni fa con grandi promesse del presidente Raffa, ora cimolare 90.000 euro dal fondo del barile per la sistemazione di un tratto di qualche decina di metri a poche settimane dalle elezioni regionali. Ma sempre meglio di niente, in un paese dimenticato quasi in maniera totale dalle istituzioni. Questa emergenza maltempo non si è fatta mancare nulla, come degli smottamenti nelle campagne o la frana di via Forlì, che per alcune ore ha quasi isolato diverse abitazioni, oppure ancora la tromba d'aria che per la seconda volta si è abbattuta dopo mesi su Bova Marina. Calleaflor è un'altra impresa che ha subito dei forti danni da questo maltempo. Reduce dall'ultima tromba d'aria, in quest'ultima ondata il forte vento ha letteralmente schiacciato e divelto diverse serre. Il geometra Domenico Callea, giovane imprenditore, guida da anni l'azienda Agrifloro Vivaistica che esporta in tutto il mondo piante verdi ornamentali ed agrumi e che dà lavoro tra impiegati diretti ed indotto a decine di persone. Nel frattempo, in questi giorni, si lavora senza sosta per ripristinare la viabilità del lungomare e per ritornare alla normalità. Reggio Calabria, scoperta Max Bancorotta di oltre 26 milioni di euro, 23 denunce. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha scoperto una bancarotta fraudolenta di oltre 26 milioni di euro. L'amministrazione e i soci di un'impresa operante nella grande distribuzione alimentare avevano ideato un piano finalizzato alla distribuzione di beni per oltre 26 milioni di euro. Secondo l'accusa, il piano prevedeva la creazione di nuove società a loro riconducibili, per impedire ogni azione di recupero da parte dei creditori. Sono state 23 le persone denunciate, mentre le Fiamme Gialle hanno sequestrato beni immobili per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. Reggio Calabria, 2 cavalli a spasso per la città, recuperati sul viale Aldo Moro. 2 cavalli sono stati recuperati dalla Polizia Municipale ieri sera, in tarda serata a Reggio, mentre girovagavano indisturbati per la città. Non è dato sapere che ha lasciato gli animali liberi nei pressi del viale Aldo Moro, ma di certo avrebbero potuto creare danni a qualche automobilista. Non si segnalano comunque, per fortuna, disagi o altro. Cronaca dalla Locride. A Siderno i carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà un pregiudicato 51enne di San Luca, sorpreso a circolare nottetempo per quel centro a bordo della propria utilitaria, a bordo della quale è stata rinvenuta e sequestrata un'ascia della lunghezza complessiva di 120 cm. E ancora i carabinieri della stazione di Bianco hanno denunciato in stato di libertà per omessa custodia di armi un 68enne originario di Bianco, ma residente a Nord, che alle 22.30 di ieri ha denunciato il furto della propria valigia contenente un fucile da caccia sovrapposto e delle munizioni lasciata incustodita dopo averla scaricata dalla propria autovettura presso la fermata dell'autobus della locale Piazza Stazione. Deferito in stato di libertà anche un 41enne del luogo, il quale deteneva presso la propria abitazione una pistola a salve priva del previsto tappo rosso all'estremità della canna. Infatti l'articolo 5 della legge 110/1975 prescrive che i giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentono la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentono l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere l'estremità della canna, parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato. L'arma è stata sottoposta a sequestro.
Reggio Calabria è allarme rifiuti, edicola di via Pio XI circondata. Comprare i giornali è diventato davvero dura, non solo per i costi che sono alle stelle, adesso è difficile avvicinarsi anche all'edicola. Un'edicola circondata dalla spazzatura, con una puzza nauseabonda, fin qui tutto semplice, non compro il giornale e neanche mi avvicino. Ma la domanda nasce spontanea. Come vive una persona in questo stato, una signora che sul posto di lavoro per tutta la giornata subisce una situazione da discarica, chiusa all'interno dell'edicola, assediata dai rifiuti e da una puzza insopportabile? È allarme sanitario e chiediamo davvero che si intervenga immediatamente per dare la possibilità a chi si alza alle 5 del mattino di lavorare in un luogo igienicamente sicuro. Spazziamo via la discarica davanti all'edicola. Sempre a Reggio Calabria, cerimonia di inaugurazione del liceo scientifico ad indirizzo sportivo Alessandro Volta. Mercoledì 12 novembre alle ore 9.30 presso il liceo scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria avrà luogo la cerimonia di inaugurazione del nuovo indirizzo sportivo. L'ospite d'onore dell'evento il regino Antonio Barillà, azzurro professionista, vice campione mondiale di tiro a volo, specialità olimpica, double trap, vincitore della carta olimpica Rio de Janeiro 2016, incontrerà gli studenti del liceo. Presenzieranno la cerimonia il sindaco di Reggio Calabria, dottor Giuseppe Falco Matà, il presidente della giunta provinciale, dottor Giuseppe Raffa, il dirigente ATP Reggio Calabria, dottoressa Mirella Nappa, il presidente del CONI regionale, dottor Mimmo Praticò, del CIP regionale, dottor Tito Messineo, il direttore scientifico della scuola regionale dello sport, professor Demetrio Albino, assieme ad esponenti delle federazioni nazionali e delle società sportive. Ai saluti del dirigente scolastico, professoressa Angela Maria Palazzolo, seguirà un omaggio al campione con una corale esibizione degli ultimi di Teatro Sport, un video sul suo percorso sportivo realizzato sempre dagli studenti del World Volta TV, quindi la presentazione dell'atleta da parte del presidente Ussi Calabria, Franco Pellicanò. Il liceo sportivo Alessandro Volta, unico nella provincia di Reggio Calabria, rappresenta la felice unione tra sapere scientifico e cultura dello sport. Ospitare un atleta come Antonio Barillà, giovane ingegnere e brillante sportivo calabrese, costituisce un felice auspicio per questo nuovo indirizzo di studi. Presentato a Bova Marina il libro Lettere dalla Locride, ci racconta tutto Maria Natalia Eriti. L'amministrazione comunale di Bova Marina ha promosso la presentazione del libro Lettere dalla Locride. Presenti l'autore Ilario Amendolia, il luogotenente Cosimo Sframeli, l'onorevole Saverio Zavettieri e il direttore del quotidiano Il Garantista Piero Sansonetti. Lavoro e cultura sono alla base di un progetto di riscatto del nostro territorio, ha sostenuto il sindaco Vincenzo Crupi, che ha introdotto l'incontro assieme all'assessore alla cultura Maria Luisa Ollio. Il comandante della stazione dei Carabinieri di Reggio Calabria, Cosimo Sframeli, ha condiviso con il pubblico aspetti salienti del suo trentennale impegno dedito al contrasto dei reati di sequestro di persona, traffico internazionale di stupefacenti e faide. Il libro di Ilario Amendolia va letto e meditato, ha suggerito Saverio Zavettieri all'inizio del suo intervento, perché apre squarci interessanti e rivela verità inedite che non hanno diritto di cittadinanza nella pubblicistica. Ricorda la posizione dei socialisti negli anni 70-80 che suggeriva di scavare nella mafia per mettere in atto strumenti più efficaci di contrasto. L'andrangheta, ha concluso l'onorevole, non è forza antisistema, ma è una forza che opera dentro al sistema, alle istituzioni, all'economia. Le lettere della Locride di Ilario Amendolia sono gli editoriali scritti per il quotidiano Calabria Ora e per il settimanale La Riviera. La Calabria di quando ero ragazzo era una Calabria che soffriva, ma era una Calabria viva. La morte del mondo contadino ha lasciato spazio all'andrangheta, ha spiegato l'autore. Ho scritto questo libro perché non mi rassegno alla sconfitta che devo lasciare in eredità ai miei figli e ai miei nipoti. In Calabria è morta la speranza, e dove non c'è la speranza si afferma l'andrangheta, oscura setta che bisogna combattere con una società più giusta. L'intervento del direttore Sansonetti ha concluso l'incontro. C'è una grande emergenza verità in Calabria. L'informazione costruita è nordista. I giornalisti del sud si sono adeguati a questo modo di pensare. Negli ultimi anni il ceto politico calabrese è stato subalterno al nord. Il movimento antimafia non conosce la lotta politica, è a supporto delle procure.
Oggi è importante lavorare per stabilire la verità, costruire un movimento antimafia, creare un ceto intellettuale calabrese coraggioso. Noi ci abbiamo provato, facendo un giornale, il giornale dei calabresi, ha concluso Sansonetti. L'incontro si è concluso dopo un breve dibattito. Regina, fiducia temporanea a Ciccio Cozza. Nonostante l'ennesimo sconfortante risultato negativo della regina sconfitta fuori casa dal Melfi per 2-0, la posizione di Ciccio Cozza sulla panchina degli Amaranto rimane comunque salda, a patto che però vinca il prossimo incontro casalingo contro la Salernitana. La regina occupa il penultimo posto di Lega Pro ed urge una scossa per uscire da questa crisi. Bene, è tutto anche per oggi con l'informazione. Grazie e buon proseguimento come sempre con le trasmissioni di Telemerito, canale 625 del Digitale Terrestre.